Ma ora in onda il Salotto di Mirtilla. Interviste ad artisti di tutto il mondo. Solo su Radio Free Station. E buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio Free Station. Per la gioia dei piccoli e dei grandi abbiamo una meravigliosa sorpresa. Però prima di presentarvi questo prezioso gioiello, perché per noi veramente è stato un grandissimo e rarissimo gioiello, voglio presentarvi le persone che in questo momento si trovano qui con me. E cioè abbiamo Luigi, ciao Luigi. Ciao, buonasera. Abbiamo poi Gianfranco. Ciao, buonasera a tutti. E poi abbiamo lui, abbiamo il grande Douglas McKean dei Super Robot. Oui, ciao. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Che bello sentirla, è stupendo sentire questa voce che ci ha accompagnato, diciamo, nei primi anni della nostra vita, mia vita personale no, ma di mia figlia sicuramente sì. E quindi è bellissimo. E di noi che siamo più giovani. E di voi che siete più giovani. Allora, visto che abbiamo due grandi diciamo appassionati che hanno veramente tanta voglia di parlare con lei, io passo immediatamente la parola a Gianfranco. Gianfranco, è tutta per te questa trasmissione. Signor Douglas, allora, dimmi, cosa ci racconta di bello, delle come è iniziata la storia delle sigle dei cartoni animati? Su, ci risponga un po' i fatti e poi andiamo avanti con le domande. Beh, ho cominciato che io facevo parte di un gruppo di inglesi, musicisti, all'RCA, e facevamo le basi per i dischi per gli altri. Per esempio abbiamo fatto per Lucio Dalla, per Gianni Morandi, per Antonello Venditti, Coccianti. Allora stavamo nella RCA, come avevo un amico, si chiama Olimpio Petrossi, un giorno lui mi ha chiesto: ma senti, ma ti va a scrivere un pezzo per un telefilm si chiama Lassi. Il cane Lassi. Il cane, sì. Sì, bellissimo. Sì, io ho detto, vabbè, ci provo. Allora ho portato questo piccolo provino con io e la chitarra. Era Lassi, oh Lassi. E lui ha detto, ma sei carino questo. Poi, Dopo qualche giorno lui ha detto, tu che mi dispiace non hanno accettato, hanno preso un'altra cosa, però mi piace il motivo. Allora cambiamo le parole. Ah, da qui è nata Candy o Candy. È diventata Candy o Candy. Oh, Candy, nella vita sola tu sei. Bella però. No, infatti era molto adatto per Candy pure, però il motivo è abbastanza semplice, rockettaro, un po' West Coast. Comunque lei, signor Douglas, prima di partire con le sigle dei cartoni, a 14 anni già suonava comunque in un complesso rock, infatti ha incontrato Ringo Starr dei Beatles. Cosa si ricorda di questo grande incontro a Liverpool? Beh, io ero nato a Liverpool e quando avevo 15 anni io andavo a mezzogiorno, andavo al famoso Cavern Club di Liverpool. Andavo a mezzogiorno perché io lavoravo vicino nel municipio di Liverpool, e per pranzo andavo a Caverna, perché tu pagava una scilinga in quel giorno lì, una scilinga, e ti davano un vasoio con la zuppa del giorno, un tazzo di tè e un panino per dentro la zuppa. La zuppa è quasi sempre zuppa di pomodoro comunque. E a mezzogiorno stavo lì, ti mettevi seduto e poi guardavano i Beatles che suonava. Questo è quando avevo 15 anni. Io già suonavo, per cui quando vedevano loro, mamma mia che bello. Allora ho cominciato da lì. Eventualmente, quando avevo 21 anni, sono venuto qua in Italia con un complesso, si chiama i Motowns.
Abbiamo fatto un contratto con casa discografica, con l'RCA, e abbiamo inciso un brano, si chiama Prendi la chitarra e vai. E abbiamo partecipato al Cantagiro di 67, perché io sono venuto in 66 qua, in 67, e abbiamo vinto quel Cantagiro lì, insieme a Massimo Ranieri, che siamo fino ad oggi grandissimi amici, che lui ha vinto con un pezzo che si chiama, se mi ricordo, Pietà, 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 perché ti amo, penso che era quello. Insomma, noi abbiamo vinto nelle sessioni complessi, in quel tempo lì c'è il Tic Tic, c'erano i Nomadi, i Camaleonti, e poi c'erano noi i Motowns, e abbiamo vinto, perché il pezzo era vincente, perché era un po' protesto, perché lì chi faceva un pezzo di protesto era vincente. E abbiamo vinto, ti ho detto, questi, e così abbiamo cominciato a fare i turnisti all'RCA, capito? Più o meno ho detto così, però c'è un sacco di cose che è successo in mezzo, però ci vorrebbe una settimana per raccontare. Più o meno è così. Allora, ci stai ancora? Noi ci siamo. Sì, ci siamo. Siamo con la bocca aperta. Stavo ascoltando. Delle sigle che hai realizzato, qual è la tua preferita, Douglas? Oddio, forse Sampei. Il ragazzo pescatore. È il ragazzo pescatore, sì. Ti manca perché andare a pescare? No, ma il pezzo è molto carino, molto preparato bene, l'arrangiamento è carino. Il riff, insomma, era giusto. Allora mi piace più quello, capito? Ma come sigle e cartoni animati avete fatto anche Gigo Robot, se non sbaglio. Gigo Robot è stato ogni cosa c'ha una storia, perché Gigo Robot hanno fatto un'edizione, una casa discografica, si chiama La Cam. Però la Cam faceva colonna sonora. Pronto? C'è una sorpresa, sì. Sorpresa. Mal, qui in Radio Free Station abbiamo una persona, tua amica, qui in diretta sulla nostra radio. Ciao, Mal. Allora, vediamo un pochettino, prova a parlare, Michael. Pronto? Oh. Avete più o meno lo stesso accento. Lui è Douglas McKean dei Super Robot. Come? Chi è? Douglas McKean dei Super Robot. Mal? Douglas, pronto? Tu ci sei? Douglas? Ma io ci sono, ma chi è? È Mal dei Primitive. Ma dai, ok. Caramba, che sorpresa, eh? Mal! Ma c'è lui? Sì. Mal, mi senti? Pronto? Mal, mi senti? Pronto, Mal, mi senti? Mal, can you hear me? Sì, chi è? It's me, Dougie. Hello, Dougie, come are you? How are you? Not too bad. This radio called me up to do an interview, and then a surprise, caramba, che sorpresa, they put you on the phone. Radio Free Station, che sorpresa. Ciao Mal, buonasera, sei intervenuto qui in diretta in questo momento su Radio Free Station per fare una sorpresa a Douglas McKean dei Super Robot, che è in diretta con noi. Guarda, c'è una linea, mi scusi, però c'è una linea, io non lo sento proprio per niente, sembra un robot che parla, che sento un suono strano. Ha fatto sigle di robot anche, però che sia un robot, no, è un essere umano, su, almeno quello. No, va bene, sento malissimo, io non riesco a distinguere le parole quando parlate. Adesso vediamo un attimino, pronto? Mirtilla, allora lo proviamo a richiamare magari, così vediamo se riaggiustando la linea si... prova a richiamare, perché sento malissimo. Proviamo a richiamarlo, dai. Ok, sì. Proviamo subito a richiamare.
bella sorpresa. Sì, perché noi sentiamo bene Douglas, ma non sentiamo Mal. Sì, adesso vediamo. E no, noi sentiamo tutti due bene, ma ora vediamo. Vediamo. Che non sente. Ok. Pronto? Pronto, mi senti? Sono Dougie, non Mal. Sì, sì. Vediamo un attimino, dovrebbe arrivare adesso. Pronto? Eccolo qua, Mal. Mal. Mal, ora vediamo se riesce ad ascoltare il nostro Dougie. Sì, ma ti sento sempre un po' strano, sempre un po' molto metallico come suono. È la tecnologia, non c'è più la calda voce, ormai è tutto digitalizzato. Allora, Douglas, come vi siete conosciuti con Mal? Siamo conosciuti qua in Italia. In Italia, sì. Al Piper Club, il mitico Piper Club. Ah, al Piper. Al Piper Club, però quello è Via Reggio. Qui Via Reggio 1966, durante l'estate. Esatto. Io non so se voi siete arrivati prima di noi. Parliamo in italiano, altrimenti non davvero sono tranquillo, capire. Noi cerchiamo di tradurre. Esatto. Ma parlate bene italiano, c'è gente che vive da anni in Italia e non sa manco una parola, quindi lascia perdere. Allora, chi devi parlare? Devi parlare di Mal o devi parlare io? Mal, che ricordi hai in quel periodo? Male, sì, visto che... Ok, vai. Allora, dai. Mal. Vado. Vai. Allora, dai, dove? Sta dicendo che... Allora, parlo io, Mal, un momento, eh. Allora, sì, non ho capito la domanda, Ecco, c'è un po' di confusione in linea. Ok, ha chiesto dove siamo conosciuti e lui giustamente tu hai detto al Piper. A Liverpool, dai, dice a Liverpool, suona meglio. Diciamo a Liverpool. suona meglio, eravamo tutti due nel cavern quando i Beatles venivano a vedere. No, perché Doug è di Liverpool, non lo so se chi è in ascolto lo so. Sì, ho già detto, sì. Sì, sì, sappiamo già che è di Liverpool, che per uno scellino andava a mangiare prima di vedere i Beatles, ce l'ha già raccontata. Bisognerebbe capire a quell'epoca quanto valeva uno scellino, perché è già difficile farlo adesso, figuriamoci in quegli anni lì. Infatti, altri tempi. Ma c'è una canzone in comune che cantate o vi piacerebbe cantare? È una canzone? Sì. Se c'era una canzone che piace cantare? Sì. A me piace che la pacca va. Te ne fate un pezzettino piccolino? Per gli amici ascoltatori, anche se non è proprio un cartone animato, è pur sempre una sigla televisiva. Cose di Furia? Di che cosa? No, lascia perdere Furia. Io sapevo, io ho detto. Vabbè, ho capito che ormai è diventato anziano anche Furia, però insomma, cavallo no. Allora lasciami parlare 30 secondi, ti racconto una cosa nuova. Non lo so se sapete già, però quest'anno fa 40 anni di Furia. Furia è uscito, il disco di Furia è uscito nel 1977, l'originale, poi dopo 40 anni è nato il nipotino di Furia, che si chiama Benjamin. L'autore delle canzoni di Furia, o il paroliere, Albertelli, Luigi Albertelli, ha scritto un nuovo testo, sempre con lo stesso spirito che ha scritto Furia, che beve caffè, eccetera. Parlava di questo nipotino di Furia che si chiama Benjamin. È già fatto il disco e adesso doveva uscire un cartone animato che ha disegnato questa puledra che beve anche lui caffè e tutte le, come si può dire, e diventa un cartone animato dove ci sono anche io disegnato in questo cartone. Hai capito. È una domanda che mi sono sempre posto, Mal. Ma beveva il caffè quello stile americano o il nostro espresso? Perché sai, poi da... Beve solo caffè, non ho mai specificato quale caffè, però. E lui beveva, guardi, non è nelle parole della canzone, lui faceva
molto, come si dice, corretto a grappa. Ecco, il caffè corretto. Caffè corretto. Ecco. Ho scoperto l'arcano perché beveva il caffè. Altro che gli piaceva lo zuccherino, gli piaceva il caffè perché c'era la correzione. Corretto a grappa. Certo. Vabbè, io vivo in Friuli adesso, lo sapete, no? Che io sono friulano e qui il grappa è... Lì è tutta coltivazione di viti, quindi viti, grappa e distillati si fa presto a farli, eh? Esatto. Comunque noi stiamo scherzando un po'. Comunque questo è veramente uscito un nuovo disco che non è fatto in forma di disco, bisogna andare sull'internet per trovarlo. Se qualcuno interessa vai su internet e guardare Mal su YouTube, Mal Benjamin. Mal Benjamin, lo sentirai queste canzoni che è un gioiello. Non perché è mio, ma è un gioiello, è bellissimo, simpaticissimo. Parlo di questo poledra che si chiama Benjamin. Adesso quando uscirà il cartone animato o la serie cartone animato? No, stanno preparando questo, in questi giorni stanno preparando, poi dopo bisogna vedere anche le programmazioni della Rai quando hanno tempo per mandarlo. Però è una cosa molto ma molto simpatico, è una canzone veramente ancora più commerciale di Furia. Vai su YouTube e guardarlo, Mal Benjamin, è veramente sarà una sorpresa per chi lo sente, è troppo forte, è troppo guarda, forte. Non stai parlando con un sordo, perché purtroppo anche se passa l'età ed è una trasmissione che dovrebbe girare per i bambini e nonne, mi sa che gira più per i nonne che per i bambini. Quindi sono più interessati i grandi perché vogliono andare avanti nel tempo, perché ultimamente nelle televisioni non è che vedi questi popò di cartoni animati che poi ti ricordi le sigle, ci sono delle sigle che il giorno dopo l'hai dimenticata. Anche questo è vero. Comunque vai a sentirlo e poi mi fai sapere cosa pensi. Perfetto, allora noi ti ringraziamo tantissimo per questa sorpresa, Mal, grazie mille. No, è veramente non è una cosa simpatica, ma in questo cartone io sono disegnato, io sono il fattore di una fattoria dove ci sono tutti gli animali, naturalmente tutto disegnato, ci sono anche i bambini, ma ci sono le storielle molto 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 simpatiche, e tutto disegnato, io sono davanti, si può, non lo so, se io avevo un po' un modo di mandarti, ti manderò anche tutti i disegni che c'è. Comunque tu guardi su YouTube e poi lo potrai anche vederlo. Ci sentiremo comunque a breve, Mal, in modo da avere anche te di nuovo qui su Radio Free Station, ok? Va bene, dove siete voi? La sede? Allora, preso No, via telefono sempre. Quindi ti chiamiamo, prenotiamo un appuntamento e poi verrai qui con noi. Ma dove comunque, di dove trasmette? La radio ha la sede a New York. Come sede a New York? La sede da New York adesso? No, abbiamo la sede sia a Torino che a New York. A Torino siete allora? Sì. A Torino, ho capito. No, va bene, solo per capire. Comunque parlando qui, come ho detto, si sente malissimo questo momento, con sembra tutto metallico la voce vostra. Ci sentiremo in privato. Doggy ha una bellissima voce. Doggy è un grande cantante. È un grande. Parlare metallico, sentire parlare con questa voce metallica. Ma perché l'era del CD ormai si è tutto digitalizzato. Rispetto al vinile c'è un abisso, lo sappiamo, e anche Douglas si sta digitalizzando anche lui, tra un po' si smagneterizza e si rimagneterizza in versione digitale. Senti, posso fare un appello? Sì. Perché io adesso vado in giro cantando meno possibile, perché mi sono preso una fissazione per giocare a golf. Io sono diventato anche abbastanza bravo, vado in giro, ho formato un'associazione cantanti musicisti golfisti. Quando vengo a Roma, Dougie, ti porto sul campo, ti faccio imparare un po' a giocare. Ma certo. Veramente. No, ma non sto scherzando, io sono il presidente dei cantanti musicisti golfisti, abbiamo la nostra associazione e andiamo. Com'è? Dimmi. Ma io vengo senz'altro, basta che vieni qua, mi inviti e vengo.
No, no, va bene, guardi, non è un scherzo, cioè io sono diventato presidente cantante musicisti confissi, facciamo, organizziamo le gare e non soltanto, quando finiamo le gare ci sono le grandi mangiate e poi non soltanto, alla fine mettiamoci là e suonare. E suoniamo tutti gli anni 60, tutti frutti, ma bablu, ma bla, ben boom. Sembra un sogno, sembra un sogno. Bellissimo, no, sembra un così. Sogno. Però bisogna venire a giocare, bisogna venire a giocare a golf con me. Bisogna che vai a fare delle ripetizioni prima di Douglas di golf, in modo che quando vai non vai proprio impreparato. Una volta si facevano altre ripetizioni, ora devi imparare a giocare a golf. Okay. Mi raccomando, no, però, non picchiarlo con le mazze perché lì. Grazie mille, allora un saluto al nostro Mal che poi sentiremo per parlare dei suoi nuovi progetti. Grazie mille Mal, ciao. Di Benjamin, bisogna parlare di Benjamin, Benjamin. Mi raccomando, il nipote di Furia è troppo forte, il nipotino di Furia. Ok, un abbraccio. Ciao Mal, un abbraccio. Ciao, ciao Mal, see you soon, ok? Ok, allora, tornando And you. Look out yourself. Bye bye. Cheers. Tornando a parlare con Ciao. Douglas, Ciao. Volevo chiedere come il tuo soprannome è diventato poi Doggy, vero? Sì, è diminutivo di Douglas, capito? Doggy, sì. Come Giovanni Gianni, Douglas Doggy. E quindi ti possiamo chiamare Doggy allora, così è più facile. Sì, certo. Certo. Allora, volevo chiederti una cosa. Come sono nati i nomi dei vostri gruppi, Doggy? Come? Come sono nati i nomi dei vostri gruppi? Non ho capito la domanda. Praticamente, come avete deciso il nome del gruppo? Come avete deciso? Non ho capito bene, scusami, il legno, come hai detto male, è tremendo. Sì, ripeto, cosa mi hai chiesto? Sì, avevo detto come sono nati i nomi dei vostri gruppi. Okay, cioè... via. No, siamo qui. Ciao. Ci sei? Pronto? Pronto. Mi senti? Noi ci siamo. Sì. Ecco, okay. Tu ci senti? Sì, però la linea, come hai detto male, tremendo. Okay. Ai, 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 ai. Allora, che cosa mi ha chiesto? Allora, da che cosa sono arrivati? Ecco, vai. Come sono nati i nomi dei vostri gruppi? Il nome proprio, io, Rocking Horse. Rocking Horse è cavallo di dondolo, quello dei bambini. Rocchettaro, capito? Sì. Sarebbe un cavallo Rocchettaro. Mm. Sì. E invece Super Robot? I Super Robots, non lo so, abbiamo detto un pomeriggio, ma come ho fatto Mazinga, poi che ho fatto Daltanius, Mazinga e Gigrobo, e poi abbiamo deciso di far uscire come i Super Robots. Questi erano tutti robot, allora quindi Super Robots. I pezzi piuttosto tirati, un po' rocchettaro, abbiamo detto facciamo il nome Super Robots, invece più leggero per le femmine, più abbiamo detto lo chiamiamo i Rockin' Horse, capito? Ho capito, avete distinto praticamente le sigle più leggere da quelle più pesanti. Che cosa? Avete distinto le sigle più pesanti, quindi con Super Robots, esatto, dedicate ai robot, e quelle più leggere per le bambine. Ma chi faceva la voce femminile nelle canzoni delle bambine? Delle sigle? Ma qual è la voce mia? Oh Candy. Tutto falsetto mio, quello. Ah, capito. Mi stavi raccontando l'aneddoto della canzone di Gigrobo, che la RCA non ha creduto? No, che le... Abbiamo appena finito Mazinga, e poi la CAM, come ho detto, è una casa discografica più per colonne sonore e sigle. Allora non credevo di loro hanno fatto Gigrobo. E uno si chiama Fogart ha cantato. Però non si trovava nei negozi di dischi, perché loro... In quel momento lì non chiedeva nel pezzo,
Allora, Olimpio Petrossi, lui ha sentito che Giglio poi andava forte. Allora lui ha detto, ragazzi, facciamo noi uno così. Abbiamo fatto un pomeriggio, abbiamo fatto le basi, cantato. Infatti è molto diverso di quella originale. Ho capito. Abbiamo messo dietro Mazinga. Così se i ragazzi andavano dentro il negozio per Giglio Bo, e dietro c'era Mazinga, che era nostro, capito? Ho capito. È solo così. Però il pezzo l'abbiamo fatto in un pomeriggio così. Un'altra sigla che a te piace tantissimo, Gianfranco, è Fantaman, vero? Sì. Fantaman è l'unico sigla che ha fatto fuori l'RCA. Fantaman era l'EMI. Sì, era della EMI. Mi ha chiamato Bruno Tibaldi, che è il capo di EMI. Mi ha chiamato e ha detto, Dughi, può andare oggi o domani pomeriggio e cantare un pezzo. Allora sono andato giù. Ho sentito, quando arrivate nello studio, c'era il nastrino con il motivo, ho imparato il motivo, ho imparato le parole, imparate le parole, io non ho mai imparato le parole, mamma mia. C'era tanto tempo fa, un'antica civiltà, no, c'era Atlantica. Vabbè, quello era abbastanza, però per la terra era mio, mamma mia, sì, terra e guerra. Guerra, terra, tutte le doppie e tutte le R alla romana con la R moscia. Sì, infatti come venivano scelte le canzoni, cioè la casa che poi si occupava della distribuzione, con che criteri diceva sì una canzone, come, non una canzone, così? No, come ho detto, Olimpio lui chiamava tutti. Mi chiamava me, Dughi, può venire domani alle 2 all'RCA? E andava lì alla sala di riunioni, dove c'era un televisore grandissimo. E lì c'erano gente come Jimmy Fontana, Nico Fidenco, poi c'era Massimo Cantini. Massimo Cantini è quello che ha scritto Super Robot 28, ha scritto poi. Daltanius ha scritto Mazinga, per cui mi trovo con tutte queste gente a guardare solo quel minuto e mezzo della sigla, capito? Allora lì per lì io dovevo scrivere un pochino di che si tratta, poi tornava alla casa di Mike Fraser che scriveva con me e io diceva guarda, si parla di un pescatore così così. Infatti Candy quando abbiamo scritto le parole, nelle parole ci va a spasso, il suo gatto se ne va, perché in quel minuto e mezzo davvero sembrava un gattino. Sì, peccato che è un procione. È un non è proprio un gatto, comunque va bene lo stesso. No, quindi voi vedevate un minuto e mezzo di questo cartone animato e da quello poi tiravate fuori la sigla. Sì, allora noi neanche tutta la serie vedevate, cioè manco un cartone animato intero, un minuto e mezzo, due minuti. No, solo un minuto e mezzo per le sigle, capito? Però ragazzi, ce ne voleva di coraggio per scrivere una sigla su un minuto e mezzo, perché stranamente, poi io e noi scrivevamo una canzone proprio, forse eravamo vincenti perché azzeccavate tanti la canzone sul cartone animato senza grossi problemi, cioè nel senso che eravate proprio bravi nel settore. Tanti altri pensano che sono per i bambini, allora facciamo la 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 la, la. E invece noi scrivevamo proprio un... Pensi che adesso quei bambini hanno 50 anni però, quasi. Ho capito, però piacciono sempre. Ho capito, ma infatti si ricordano, pensi un po', passati 50 anni la ricordi ancora. Ma lo sai che quasi tutte le canzoni noi trovavamo prima la frase che rimane in testa, per esempio Candy, oh Candy, e poi... Forza Sugar, Gagliardo. Gagliardo, sì, veramente.
era il bambino che ha perso il padre a pugilato. Sì, sì, vabbè, quella parte lì non la sa. Io invece gli racconto il cartone, perché io da certo. Ho guardato tutti i cartoni animati. Vedeva queste bambine che correva. Allora si allenava perché doveva diventare un pugile. Hai capito, mai saputo. Vabbè. E poi di Babel Junior, quello è nato a rocchettare. Poi c'era il grande Mazinga, Ken Falco era quello che guidava. Mazinga è più una marcia, più che un sì. Capito? Ken Falco non l'ho scritto io, quello ha scritto Tommaso. Vito Tommaso. Ho capito. Invece lui mi ha chiamato per cantare. E io sono andato, ha cantato. Cosa ne pensi Doggy, cosa ne pensi delle sigle di oggi? Guarda, sì, pronto? Pronto! E abbiamo qui in diretta, il grande Nico Fidenco. Ciao Nico! Ciao, buonasera, ciao, caldo da morire comunque. Anche qui. Una cosa in comune l'abbiamo, il caldo. Questa, guarda, sono uscito poco fa a guardare una cosa allucinante, adesso sono chiuso in casa con l'aria condizionata. E noi abbiamo qui in diretta Douglas McKean. Diciamo bene, insomma, là, normale, bravo, diagramma orizzontale. Nico, che ricordi hai del grande Douglas McKean? Che ricordi ho? Boh, perché Douglas McKean che cos'è? Sono io! Doggy per gli amici. Sono Doggy. Ah, Doggy, ciao! Mannaggia la mia. Ah, vedi. capirai, non ti sento da 30 anni, Doggy, quindi figuriamo. Davvero. Mannaggia, davvero. Come stai tu? Io sto benissimo, grazie. Tu? Sta bene. Sei a riposo o lavori? Che fai? Come? Sei al lavoro o ti riposi? Che cosa fai? No, riposo. Sono nonno. Se ogni tanto faccio qualche serata. Qualche danno, insomma. Danno. Bravo, danno è giusto. sì, certo. Mannaggia, mi fa piacere. Okay, anche a me, immenso, bellissimo. Dove abiti tu? A Roma? Io sto a Nuovo Salario. A Nuovo Salario, quindi a Roma, insomma, sì. A Roma, sì, la magica. Sì, certo. Mannaggia, qui ogni tanto finché ci si risente è buon segno, perché qualcuno oramai non lo senti più, quindi... È davvero. Certo. Vabbè. Ma tu fai serate, sì? Come? Tu fai serate ancora? No, mi sono stanco abbastanza, non le faccio più, mi sono stufato. Sì, proprio oramai, elevato proprio, Ma sì, oramai sono... Guarda, io ho cominciato nel 1961, pensa, sono 56, mi sono proprio stufato, hai capito? Non ho proprio... anche perché poi oramai il nostro campo è diventato un po' un disastro, insomma, quindi... Questo è anche vero. Infatti io suono perché ogni tanto fanno questo raduno dei cartoon animati, capito? Ah sì, allora, sì, certo, sì. Sono stato a Perugia però 3 anni fa mi pare, sì, con i cartoni animati, sì. Ah beh, oh. Che lì sono tutti fans che hanno 40-50 anni perché li ho fatti nel 70, quindi loro sapevano le parole, io me le ero scordate già, capito? Invece dei ragazzini mi sono trovato tutti padri, anche qualche nonno, insomma. Sì. Sì, mi fa piacere. Che un padre canta le canzoni dell'epoca. Certo. Infatti è una trasmissione dedicata in teoria ai bambini di adesso per farvi conoscere e per un ricordo dei meno adolescenti che siamo noi. Certo, ma ti dirò che poi una volta questi cartoni li rifacevano, perché poi adesso c'è una caterva di questi cartoni nuovi che l'hanno proprio completamente distrutti, lì non hanno ammazzato, non si vedono più, diciamo, il cartone animato.
Sì, sì, sì. Adesso non sono cartoni animati, sono per intrattenere i bambini e farli rincoglionire, scusi. Sì, sì, sì. E poi sai cos'è? Sono subentrati, hanno proprio accantonato tutta la produzione vecchia, insomma. Fino a un certo punto la ripetevano, perché io mi ricordo che i cartoni tipo Don Ciacchi il Castoro, quelle cose, insomma, l'avevano ripetuto tante volte, poi a un certo punto sono scomparse. Buonanotte. Tutto passa, caro Daghi, tutto passa. Allora è un bello fare un revival così di canzoni vecchie, cartoni animati, sigle TV, Sì, certo, dovrebbero fare delle trasmissioni in televisione perché avrebbero un sacco di spettatori, perché sai, tutti i quarantenni, cinquantenni, sessantenni, è un pubblico enorme, capito? Quindi Sì, è vero. Invece i programmatori sono strani, delle volte sbagliano addirittura i nomi nostri, quindi non è che è vero. Vabbè. È la nuova generazione che è disinformata, capito? Non hanno una cultura nel nostro settore, sono improvvisati, quindi così. Questo è. Questo ci dà il governo, lo Stato. E dobbiamo accettare. Del resto che vuoi fare? L'importante è farselo scivolare addosso. Io ho imparato a farmi scivolare tutto addosso senza prendermela, intanto è inutile arrabbiarsi perché si fanno le solite due fatiche di arrabbiarsi e disarrabbiarsi, hai capito? Quindi sì, non ne vale neanche la pena ormai. No, infatti, insomma, no, comunque senza offesa, ma amico ha una voce che sembra un ragazzino, Sì, beh, io l'ho conservata, sì. Veramente, se io dovessi darle un'età sulla voce solamente, mi potrebbe prendere veramente in castagna. Con la voce quanti anni ho? Non arriva a 50. Però me ne hai aumentati 10, come mai? Perché arriva a 40. Senti, questa radio dov'è esattamente? È la radio quella lì, è la radio degli italiani nel mondo, ha la sede a New York. Noi abbiamo già avuto un'intervista io con lei, anzi. Sì, no, me lo ricordo. Ecco. Ma perché, come sede dove state? A New York, a Lancaster, York, precisamente. Siamo internazionale. Sì. Va bene. Anzi, io la ringrazio pubblicamente perché mi sono arrivati i suoi CD e quindi li ascoltiamo tranquillamente e serenamente. Ecco, sì, infatti, sì. Passateli, mi sono delle canzoni molto belle, magari poco sentite, perché a parte quelle solite 3-4, poi ce ne sono molte altre belle, insomma. È vero, ce ne sono tantissime. Un repertorio che è tutto bello comunque. Sì, beh, insomma, io nel disco che vi ho mandato c'è neanche il 30% delle cose che ho fatto, ma insomma ho scelto un po' le meno peggio, diciamo, insomma, le più belle. Le meno peggio. Pensa un po' se sceglieva le meglio, allora non bastavano 10 CD. Insomma, comunque qui in Italia c'è una stazione che sono Radio Italia anni 60, che io in macchina la sento perché sono sintonizzato su quella, no? Però devo dire che noi degli anni 60 le canzoni le conosco tutte, ma però passano un 10% di canzoni che conosco, poi il resto cose che non ho mai sentito io, quindi non ho capito dove le vanno a scovare. Non si sa. È vero. Va bene, allora ringraziamo il nostro Nico Fidenco per questa. Grazie, un abbraccio a Dario, un abbraccio a Nico. Speriamo di incontrarci da qualche parte. Piacere, è stato un piacere sentirti. Una sera abbiamo fatto una cena con quelli dell'RCA, c'era Zeppegno, c'era un sacco di gente. Ho sentito, però. Vabbè, come oramai ero roba della stato invitato. È stato un piacere, Nico, comunque. Va bene, il piacere mio, un abbraccio e tanta tanta fortuna. Anche ciao, stami tanto tanto bene, eh. Okay. Anche te, ciao, anche tu, certo. Ciao Nico. Ciao. Allora, Daghi, mi stavi spiegando che cosa ne pensi delle sigle di oggi? Delle sigle di oggi? Non ho capito cosa? Pensi delle sigle di oggi? Cosa pensi delle sigle di oggi? Dai, dimmi uno che è forte adesso, dai. Non ci sono. L'unico cartone animato simpatico è Masha e Orso. Povero Orso, quante botte prende.
Vedi, però quella è, però quella non è un po'... sigla. Non ha una sigla. È quello è un peccato quello. Perché è una bella sigla, sai quanto avrà venduto di dischi? Mamma mia. Manco uno, perché secondo me non avendo una sigla non ha neanche... Il cartone animato all'uso può andare bene, anche se poverino, un orso che è una vittima. Però ma c'è stesso. C'è Winx che va abbastanza... C'è mia nipotina Angelica, lei... canta i Winx, canta tanto pure i miei, Bisogna fargli bene bisogna fargli una buona educazione sulla musica, perché sì, le Winx, per carità, però insomma ci sono anche dei cartoni animati vecchi che non devono essere persi, quindi bisogna mettersi lì, farglieli vedere, farglieli apprezzare. certo. È vero, Daghi, che per Giorgia Lepore sei stato anche corista per la canzone Mimì e le ragazze della pallavolo? Sì. Mi chiamava per fare i cori per tutti quanti, per tutti. Capito? Ma sai che io ho fatto il coro... Conosci il triangolo di Renato Zero? Sì. Allora, quando lui va, ma lui chi è? Lui chi è? Quello sono io. Questo non lo sapevamo. Abbiamo scoperto una chicca che non sapevamo. Vabbè. Penso che anche i nostri ascoltatori in tanti non lo sapevano, quindi il nostro Daghi ci ha detto veramente una cosa molto molto bella. Vabbè. Gianfranco. Le persone, parla un po' di quelle che erano praticamente le persone che facevano coro, eri tu e poi mi ha detto che la parte femminile la facevate voi in falsetto, ma non avevate neanche una corista? E qualche volta, sì, non mi ricordo più. Quando eravate come Super Robots, forse? Sì. Cantava una che si chiamava Rosie? Rosie Cannon. Sì, ogni tanto, perché quando tu fai un coro anche con uomini ci vuole una voce femminile per darti un po' di colori, capito? Per cui ogni tanto chiamavo un corista, capito? Allo? Sì, siamo qui. Un'ultima cosa da parte mia, volevo chiederti se ci può raccontare l'aneddoto della sigla L'Isola del Tesoro. Che vuole che faccio? No, se ci vuole raccontare qualcosa. Un aneddoto riguardante la sigla dell'Isola del Tesoro. L'Isola del Tesoro, come hanno scelto il pezzo mio? E poi il capo dell'edizione dell'RCA, lui piaceva pure un pezzo che ha fatto Rino Toffolo. Addirittura. Allora erano indeciso di che sceglie. Allora il capo Massimo, Mario Cantini, ha detto: allora facciamo una cosa, tu vai in un studio e tu fai L'Isola del Tesoro tuo, e Rino Toffolo tu vai in un altro studio. E stavamo in studio C e studio D all'RCA, che sta da fronte a una all'altra. E io stavo dicendo il mio, improvviso vieni Lino Toffolo, senti, mi viene da una mano a fare i cori su quello di lui. Allora ho fatto poi il coro sul in mezzo a mare, capito? Hello? Sì, ci siamo. Qualche volta mi lascia solo. No, è perché sta parlando, per non intervenire mentre parla, perché sennò poi si perde la sua voce. Sigle che sono state bocciate, tipo L'Uomo Tigre, Lupin Terzo, Lady Oscar, perché scartate? Gli Ataman anche. Perché c'era Riccardo Zara. Lui era bravissimo, ma lui è proprio concorrente, proprio lui era forte. A volte dico perché era forte, perché lui come me è un Beatlesiano. Lui piacevano i Beatles, e tu
esistenti tutti i dischi di Riccardo Zara. Si sente che lui è ispirato un pochino dai Beatles, dal coro che lui metteva, capito? Lui c'era era proprio bravissimo. Concorrenza tra di voi. No, noi eravamo grandi amici, però ovviamente c'è un po' di quando tu scrivi e poi la voce mia la prende su e dice vabbè, però è sempre in amicizia, mazzo. Lui è bravissimo comunque, bravo. Ma è più bravo lui o Clara Serina? Ma lei non c'entra niente, lei era l'amore di lui che cantava. Lei cantava, aveva quella voce che sembra una bambina. Vabbè, molto... però è molto, molto particolare. Cioè, quando lei canta tu lo sai, ah, questa è Clara, capito? La si riconosce subito, è vero? Quella voce le è rimasta ancora oggi, le è rimasta ancora oggi quando canta, sembra di sentirla diciamo tanti anni fa. Continua ad essere la Clara Serina di sempre, quello è vero. Ogni tanto noi incontriamo facendo queste serate, queste raduno dei cartoni animati, lei ci sono spesso con me. Qualche volta cantiamo, lei canta pezzi mie, lei canta pezzi di lei, capito? È molto divertente. Se ti chiedessero di rifare di nuovo delle sigle dei cartoni animati, riprenderesti? Subito, non ci penseresti due o tre volte, però ci vogliono No, subito. Mi piacerebbe rifare certi arrangiamenti di nuovo, perché noi stavamo sempre in fretta, per cui facevamo arrangiamenti così. Tu pensi, le basi facevamo la mattina dalle 9 fino all'1. Andavamo a mangiare alla mensa, alla ricerca, tornavamo alle 3 e io cantavo e facevo tutti i cori. Alle 6-7 era finito per missare, e a Olimpio rimane anche fino a mezzanotte a missare. Per cui era tutto in fretta, e tante volte dice ma magari potevamo fare diverso, capito? Personalmente a te i cartoni animati dell'epoca piacciono? Tutti o cosa scarteresti? Io? Sì, te. No, era giusto per il momento, capito? Era una cosa nuova. Come tutte le musiche, ma c'è un cartone animato che magari non so se hai avuto occasione di vederlo che non ti è piaciuto? Ad esempio, a me nel corso degli anni c'è un cartone animato che non è molto simpatico, e te lo dico chiaramente, che è in Shiro, perché vedi questo che fa sangue, che picchia, fa sbriga e uccide le persone. Ecco, questo qui è un cartone animato molto diseducativo, però è andato in televisione anche quello. Un cartone animato anche, per dire la verità, io non guardavo mai tutte le episodi interi, io guardavo come è venuta la sigla, capito? Basta, non siete mai incuriositi di com'era poi? No, forse ho seguito Candy perché mia figlia seguiva quello, allora stavo lì e guardava, però non è che mi aspettavo a vederlo, credo. È uno che potrebbe ancora girare nelle cartoni, nelle emittenti adesso si trova ancora, che mi sembra di averlo visto, che non è tantissimo, Lulù l'angelo tra i fiori, l'hai mai visto? Sì, qualche puntata, non dico tutte. Sì, qualche puntata ho visto, però sono tutti uguali. Per Guerre fra Galassie ci fu anche una versione strumentale in cui si sentiva solo la tua voce, quella del comandante, vero? Quale? Guerra fra Galassie. Quello è stato uno dei primi, quello è 79, mi sa che quello è proprio il primo che ho fatto, e poi subito dopo ho fatto Candy e Mazinga, e quello fra la Galassia è sempre strumentale, perché ci hanno chiesto, volevano un strumentale, allora abbiamo scritto quello, vedo?
È molto, molto bella quella, perché c'è la voce del comandante dell'astronave che era praticamente... Ah, sì, 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 sì. Infatti, poi cioè... quello là, io ho usato il nome Battlestar, Battlestar, 10 seconds to lift off, quello era l'inizio, babù. E poi c'è Battlestar, yeah, I've got you on my scanner, tutte le stupidaggini che dicono gli astronauti. Però Battlestar era già una serie TV americana. E mi hanno detto, no, no, ma non si può usare, le macchine non si sente neanche. Insomma, quella voce in mezzo a... Vabbè. Un'ultima domanda prima di lasciarla. Che rapporto ha avuto con Raffaella Carrà? Ci ha lavorato insieme con la grande Raffaella? Vabbè, bellissima. Lei era stupendo. Almeno con me era stupendo. Tu pensi che andava pure alle 9 la mattina, andava a casa sua per passare, e magari lei dovrebbe cantare in inglese una canzone, e mi diceva, tu chi, sentimi, puoi venire e darmi una mano? Allora andavo lì a fare come potevi cantare queste cose, ma non come cantare, la pronunciation, capito? E siamo rimasti tanti amici, ma io ho rimasto sempre, penso, con un sacco di amici, non ho mai fatto nemici. Ma infatti è una persona straordinaria, poi si vede la sua simpatia, è impossibile avere nemici con un cuore grande come lei, che è veramente una persona straordinaria. Sì, 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 questo è vero, questo è vero. E ora magari possiamo, proprio in conclusione, prima di lasciarlo, facciamo un regalo per Gianfranco. Gianfranco, quale canzone vorresti che ti cantasse così a cappella 30 secondi il nostro Daghi? Scegliela tu. Oh. Gianfranco? Sei andato. Abbiamo perso per un attimo il nostro Gianfranco. Io farei scegliere direttamente a lui, farei scegliere a lui la canzone che magari vorrebbe dedicare ai bambini di oggi e ai papà di oggi. Aspetta. Ah, ecco, è tornato il nostro Gianfranco. Gianfranco. Ah, ok. Dimmi. Allora, volevamo che tu scegliessi una canzone. In modo che ci potesse cantare qui a cappella in conclusione il ritornello della canzone il nostro Daghi. Beh, visto che la sua canzone preferita era Sanpei, gli farei cantare Sanpei. Beh, così a freddo così è difficile. Ci provo, aspetta. Sanpei, Sanpei, pescatori grandi, orecchio sento la sorriso di sole, Sanpei. Ecco, basta, dai. Bravissimo. Grandissimo. Bravissimo. È veramente una persona stupenda. È un onore per noi averlo avuto qui in diretta. Allora, diamo le conclusioni, Gianfranco. Vai con le conclusioni, Gianfranco. Un saluto anche da parte mia, dal nostro carissimo Daghi, giusto? Grazie tante, tante, confidenziale, ormai possiamo darti del Daghi. Speriamo di risentirci magari in una prossima intervista. E va, l'ultima benissimo. Cosa la chiede la nostra capo, che è dire nome, cognome. Anche io ascolto Radio Free Station, giusto? Sì, soprattutto con la sua meravigliosa voce. Io vorrei appunto, esatto, che tu dica il tuo nome e dica semplicemente, okay, anche io ascolto Radio Free, okay, Station, la radio degli italiani nel mondo. Okay. Vai. Allora, io sono Douglas Meakin, il cantante dei Super Robots. Anche io ascolto Free Station. Radio Free Station. Radio Free Station. La radio degli italiani nel mondo. La radio più amata del mondo. Grazie. Grazie. Un abbraccio forte forte. E a risentirci, grazie, a tanti, breve. Tanti, a tutti quanti, grazie tante tante, è stato veramente un piacere. Grazie per noi. Grazie a te, grazie, che ci hai fatto è un po' diverso, questa intervista, però, questo revival anni, okay, 60-70. Benissimo, grazie tante tante tante. Grazie di cuore. Okay. A presto. Ciao, ciao, ciao. Un bacione a tutti. Ciao.